La base è in legno per indicare che l'umanità, come afferma la Genesi in Adamo ed Eva, è stata creata dalla polvere e grazie al soffio vitale divino ha avuto il compito di evolversi. Si intravedono frazioni di anelli concentrici che richiamano l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, mentre il nucleo della spirale evolutiva è posto al centro. Questa laboriosa evoluzione è suggerita dal fatto che il pezzo di legno quadrato costituiva uno strumento per il muratore, un piccolo frattazzo che serve per lisciare o appoggiare malta e intonaco. La struttura quadrangolare rappresenta la squadratura della materia, ovvero la regolarizzazione di quanto per sua natura sarebbe rimasto informe e caotico. Il quadrato è simbolo di definizione e di delimitazione. La base dorata da cui parte la spirale evolutiva è come una piccola raggiera. Ciò sta ad indicare l'origine divina dell'uomo, che al momento del concepimento riceve l'anima immortale dal soffio divino. Il piccolo dado esagonale rappresenta l'esagramma. La vite che sorregge la spirale richiama il DNA elicoidale, che è alla base della vita e che contiene già in nuce gli elementi deterministici su cui si evolve e si sviluppa il corpo umano. L'asticella è una parte di una vecchia antenna ed è posta verticalmente sulla base lignea quadrata. L'antenna diretta verso il cielo indica che la vera evoluzione si realizza nell'ascolto in sintonia con lo spirito, che gradualmente rivela ad ogni uomo il senso della propria esistenza nell'autoconsapevolezza che la sua vocazione è la progressiva divinizzazione ad immagine e somiglianza di Dio. L'uomo, avendo in sé un principio divino, dovrà evolversi in senso spirituale. Le spire, appoggiate sul dado esagonale, percorrono in senso ascensionale la vite e l'asticella. Queste spire rappresentano i vari stadi evolutivi, nei quali l'uomo dovrà gradualmente liberarsi dai determinismi materiali e dai condizionamenti sociali negativi. Il fatto che non sono perfettamente concentrici sottolinea la fragilità di ogni uomo che può essere superata se egli segue la freccia evolutiva indicata dallo stesso Gesù Cristo verso l'alto. Quando sarò elevato, attirerò tutti a me. E sulla quale le spire poggiano come si evince dalla struttura a croce posta verso le ultime spire. La croce rappresenta non solo la morte redentiva di Cristo, ma anche l'ultimo stadio della vita terrena di ogni uomo, il quale, liberato dalla prigionia dei determinismi e dei condizionamenti, si libra verso il cielo, libero di unirsi perfettamente al suo Creatore nel dinamismo trinitario.